la possibilità di interloquire sia col ministro Piantedosi, il quale ha confermato il percorso dello spray antiorso e quindi ci sarà un emendamento in un disegno, in un decreto legge che è già presente in uno dei due rami del Parlamento, l'emendamento è già pronto, devono solo decidere in quale provvedimento inserire il tema dello spray antiorso. Dall'altro lato, col ministro Pichetto si è convenuto che se non è la settimana prossima è la settimana l'altra di rincontrarci per continuare il percorso che abbiamo iniziato, che per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento punta al trasferimento degli esemplari in eccesso. È chiaro che servono diplomazie diplomatiche, definiamole così, ma credo che il governo su questo si voglia impegnare e ci ha manifestato questo. È chiaro che noi questa possibilità di trasferimento la riteniamo sì tecnicamente difficile, su questo non c'è dubbio, però la riteniamo percorribile, ma è chiaro che qualora non fosse percorribile perché non troviamo disponibilità diciamo in altri paesi europei dell'est Europa o in altre realtà, è chiaro che non è che il problema non lo si affronta, il problema, la soluzione del problema conseguente alla mancanza di spazi in altri paesi europei è quella dell'abbattimento dei numeri in eccesso, come fanno in tutti i paesi del mondo dove ci sono gli esemplari di orso. Però noi a questo non vogliamo dire che questa è la prima ipotesi. La prima ipotesi è quella dello spostamento. Per noi il trasferimento riguarda gli orsi in eccesso presenti sul nostro territorio. Come ho sempre detto, per noi JJ4 non è un problema, nel senso che per noi JJ4 va battuta quando i tribunali amministrativi ci permetteranno di farlo. Il problema vero nostro e dei trentini, perché questa è la realtà dei fatti, sono gli orsi non pericolosi, perché questo va specificato. Noi parliamo del trasferimento di orsi non pericolosi, quindi è un aspetto, diciamo, positivo quando tu vai a parlare con qualcuno di questa ipotesi, il fatto che tu voglia instaurare con loro un percorso di accoglienza che riguarda gli esemplari non pericolosi. Ecco, noi parliamo di quelli non pericolosi.